dica la verità, Erickson, ha per caso dato ordine di non segnare su rigore? No, non ho dato questo ordine, per carità. Noi abbiamo in campionato, se non mi sbaglio, abbiamo sbagliato 5 rigori fino adesso. È chiaro, è troppo. Se l'arbitro sbaglia, alla Sampdoria rimedia. Rigori no grazie, soprattutto se non ci sono. Non sembra esserci quello di Gerson su Jugovic. Racalbuto lo vede e Padarino dice che non c'è nemmeno nulla da ridere. Ma che ride? E così non la prende sul serio nemmeno Mancini. Amor di giustizia? No, io avrei voluto far gol. Se forse il primo rigore non c'era, probabilmente. Al senso di giustizia dei Liguri si aggiunge anche quello del dovere di Gatto. A parte le parate del portiere Vecese, il primo tempo serve per annotare che con Gullit a riposo in panchina, la Sampdoria carrubura lentamente, anche se nella posizione dell'olandese il giovane Amoruso si dà un grande affare. Merito anche di Biondo e Altobelli, che tamponano bene slanci e idee di Mancini e Lombardo. Nella ripresa la Sampdoria graffia di più, ma per sbloccare il risultato c'è bisogno di spostare sul fronte d'attacco anche la corazzata di retroguardia. Non fosse entrata in porta, la gran botta di Verkud sarebbe entrata in orbita. Non entra invece nemmeno il secondo ingiusto rigore assegnato alla Samp per questa caduta in aria di Mancini. Anche stavolta i pugliesi vorrebbero scambiare quattro chiacchiere con il signor Calbuto. Anche stavolta i liguri non se la sentono di approfittare. Il gentiluomo di turno è Lombardo. Un golletto non basta, ci vuole Rudd. Gullit va e spaventa subito tutti. Prima Gatta, che se la cava, poi c'era Micola. Preoccupato delle trecine in agguato alle sue spalle, il capitano Lecce firma la più ansiosa delle autoreti. Poi c'è il tempo di scoprire che anche Pagliuca è in campo, merito di Baldiri, e soprattutto che Mancini litiga con il gol dal dischetto, ma non quando a chiederlo con tanta insistenza deliziosa è il suo amico Lombardo. Marchesi non se la prende troppo. Tonde la Sampdoria ha giocatori che in una frazione di secondo basta che uno si distrae un attimo e riesce a mettere in difficoltà. Verud, a leggere i giornali pare che Berlusconi ti rivoglia in lista per Forza Milan. Che fai, ti ripresenti? Pensavo che volevi chiedere come fosse la partita. Io ho sentito, perché domenica non leggo mai i giornali, ma adesso vado a leggerlo. So, dare un giudizio con quello che hai detto è difficile da dire. Ha sentito, Berlusconi rivorrebbe Gullit. Lei chi si fa mandare, Massaro? No, è chiaro che tutti noi nella Sampdoria ci auguriamo che Gullit voglia rimanere da noi. Io spero di sì, chiaro. No, no.